Noi in questi, nelle ultime puntate abbiamo fatto diversi viaggi per la provincia italiana, siamo andati a Bardonecchia al nord, siamo andati a Laurenzana in Basilicata, siamo andati a Petruri Irpino una settimana fa in provincia di Avellino, questa settimana siamo andati in un altro paesino, un minuscolo paesino del Pistoiese, si chiama Pavana. Pistoiese in realtà è la frazione di un altro paesino che si chiama San Buca, siamo andati a incontrare una persona che per molti è, per qualcuno è solo un cantante, per tanti è un riferimento, Francesco Guccini. Questa gloria da stronzi avrei scritto canzoni. Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Pensavo bene. Giovane ingenuo, io ho perso la testa. A fredda Pavana. Oh. Siano stati libri, il mio provincialismo. Eccoci. Ed eccolo qua. Allora, siamo arrivati a Pavana Pistoiese? Sì. Frazione di San Buca? Purtroppo, sì. Come purtroppo? Perché purtroppo? Perché non è mai corso buon sangue fra i pavanesi e i sambucani. Addirittura fra frazione e San Buca? Perché sono più toscani dei pavanesi. Questa è provincia di Pistoia? Sì. Toscana? Loro sono più toscani. Noi di Pavana siamo più... emiliani. Noi siamo più emiliani, ok. Ma anche nel linguaggio. Sì? A San Buca parlano diverso? Parlano un po' diverso. Anna, il tutto in quanti chilometri? Due. Dopodiché appena arrivati mi ha detto San Buca e quindi Pavana non c'è più nessuno. Dunque il comune ha 1400 abitanti, a Pavana ce ne sono 900. Quindi ti immagina le altre 10 o 11, 12 frazioni, quanti abitanti ci possono essere? San Buca come tale d'inverno ha 0 abitanti, perché è scomodo star lassù, d'estate ha qualcuno di più. Qua è più comodo? Beh sì, perché c'è la strada. Questa è l'area metropolitana, diciamo. Questa è l'area... Poi c'è Porretta a 4 km. Porretta, poi lì stiamo proprio... È la capitale, lo show business, New York, là, esatto. Queste case qua, dicevi, erano abitate, adesso meno. Sono vuote. Uno ce n'è lì. Uno? Qui sotto uno. C'è uno là sotto. No, solo là sotto, le altre sono tutte vuote. Queste sono tutte vuote. Perché siamo qua? Siamo qua perché io sono nato a Modena, però sono nato nel 40, anno che tu ben conosci, per le ragioni che mi hai detto. Ho appena detto che mio padre è dello stesso anno. È scoppiata la guerra nel 40, mio padre è andato in guerra e mia madre ha pensato bene di venire su dei nonni paterni. Mio padre era di Pavana e io sono cresciuto i primi 5 anni di vita a Pavana. Praticamente ho sempre desiderato di tornare a Pavana, finché una felice combinazione di questo mio desiderio e del fatto che mi ha tatuato quale moglie ha tratto da insegnare qua, dal 2001 abito a Pavana. E hai lasciato la mondanità, sì, delle città? Sì, già a Bologna mi dà fastidio il traffico, mi dà fastidio tutta la gente che c'è. Sì, Beh, sì. Una volta no? Beh, una volta quando ero più giovane no. Ma infatti un po' pure a me comincia a darmi fastidio. Perché c'è la gatta? Quando c'è una televisione in giro la gatta... La famosa gatta, l'ho vista spesso in quadrato. Come si chiama sta gatta? Paurina, da paura, okay. Perché è una trovatella, ha avuto delle traversie. La coda spezzata, dei denti rotti, quindi... È una gatta vissuta questa. Ma è vero che hai appena presentato un libro che però non c'era dentro quello che volevi? Cioè sì. Quello che hai scritto, quel bel numero questo, com'è? È bellissimo. È un fumetto.
E però non c'era il fumetto. Non c'era il fumetto. C'era Storie di briganti, non scritto da me. Una grande idea di marketing questa. E l'hanno tirato via, questo adesso è stata una nuova edizione col fumetto. Adesso ci saranno quelli che hanno la copia senza fumetto che diventerà un pezzo. Allora, io quando ti ho contattato, no? Tu subito, molto carinamente, ho detto sì, mi hai detto sì, però non mi far parlare di politica. Certo. Ora, io chiedo a Guccini, come si fa a fare un'intervista a Guccini senza parlare di politica? Difficile. Perché? Cioè, tu cosa intendi per non parlare di politica? Mia nonna mi diceva, no, la politica tanto si fa sempre, pure al cesso. Sì, questo è vero. Oh, e poi io sono sempre cresciuto con te che dici, non possiedo un mio momento neanche dentro al cesso, quindi che è una cosa molto politica anche quella. Ovvio, il medico dice, sei depresso, nemmeno dentro al cesso, possiedo un mio momento. Quindi ti chiedo aiuto, come facciamo? Di che parliamo? Di Sanremo? Come la giriamo questa di questione? Che vuoi. Basta non parlare delle elezioni, dei politici. Dei partiti politici non parliamo. Non parliamo. Dichiarazioni di voto, anche se tu me le facessi, non potrei mandarle. Quindi. Però ti vedo un po' teso sull'argomento, quindi vuol dire che non stai tranquillo. No, perché adesso con la rete ci sono 1000 avvoltoi in agguato. Appena uno dice una cosa, ci sono 1000 persone che scrivono di questa cosa, altre 1000 che ne riparlano. È un casino. Vabbè, ma qua sei tu che parli, non è che. No, io vado. No, nel senso, quello che dicevo, dici tu. Sì, non è sì, che. Certo. Comunque, scusa, tu hai scritto l'avvelenata. Che te frega dei 1000 avvoltoi che parlano? Vabbè, no. Molto attuale. Non so se l'avvelenata. Ma non ho scritto, guarda, dico sempre, quando parlano di me, delle mie canzoni, parlano di 2-3 canzoni male. Lo so, questa cosa ti dà fastidio tantissimo. Parlo dell'Avvelenata, di Dio Morto, di Auschwitz. Sai perché io parlo dell'Avvelenata? L'Avvelenata che è 76? Credo, sì. Io avevo 7 anni e ovviamente non è che capissi proprio, diciamo, il senso stretto, però ero affascinato dalle parolacce. Certo. È un cazzo in culo, accuse da rileso, dubbi qualunque, son quello che mi resta. Tu devi pure prenderti queste responsabilità, cioè un bambino di 7 anni, allevato da genitori comunisti, sente l'Avvelenata e comincia a sentire tutta una serie di parolacce, dice figo questo, no? Prima cosa. Seconda, ho imparato delle parole di cui non conoscevo l'esistenza, tipo bega. Ah, bega, assumersi la bega, sì. Io non sapevo proprio cosa significasse. Secondo voi, ma me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Modena, il gergo modenese, bega indicava il membro virile. Vedi, neanche lo sapevo, questa me la dice adesso a 48 anni. Adesso. Ma questo non c'entra con la canzone. No, lo so, però è una cosa in più, si impara sempre. E quindi alla fine mi è rimasta impressa questa cosa dell'Avvelenata, pure se tu non vuoi sentirne parlare. Vabbè, comunque proviamo a non parlare di politica a livello di nomi e partiti, ma così, massimi sistemi. Partiamo dall'attualità di questi giorni, tu dici appunto mi legano sempre a una canzone, eppure in questi giorni ti hanno legato a una canzone, l'hai appena citata, no? Perché è il giorno della memoria, Auschwitz e così. Ah, beh, sì. Ti chiedo, tu sei una persona estremamente ancorata alle sue radici, hai fatto un album che si intitola Radici, alla memoria, ai ricordi, in tantissime tue canzoni. Anche per me comincia ad essere appunto Guccini, mi ricordo di quando ascoltavo Guccini. Quanto è importante coltivare la memoria e se secondo te sto paese qui adesso nel 2018 è un paese che ne ha abbastanza di memoria? Anzitutto io quando parlo di radici eccetera parlo di una civiltà contadina, di un'altra cultura che non esiste quasi più. A Parma abbiamo delle giovani nate che si chiamano Amber, Audrey, scritto O-D-R-I. Le neonate di Pavano. Più o meno. Come fa una bambina pavanese, sebbene nata negli anni 2000, a chiamarsi Amber o chiamarsi Audrey? Quale misterioso motivo? Se non che una civiltà contadina, montanara, di gente che aveva la terza elementare, la quinta elementare massimo, trasformarsi così. È la televisione, la bestia nera, che influenza e anche la perdita della civiltà, perché c'è una civiltà montanara poverissima, di gente che campava con delle patate e delle castagne. Vivevano qui in maniera non pensabile al giorno d'oggi. E allora hanno abbandonato tutto. Il comune di Sambuca aveva nel 1911 più di 7.000 abitanti, adesso ne ha 1.400. Come si chiamavano gli abitanti prima? Avevano soprattutto i soprannomi. Più che nomi di battesimo c'erano i soprannomi, che erano i nomi dei capitani di ventura. C'era Brugion, Brucione, per il fabbro potrebbe essere un Giovanni dalle bande nere, o Torello, potrebbe essere il Gatta Melata. Ognuno ha un soprannome, tant'è vero che gli annunci portuari c'è il nome vero, detto perché non lo conosceva nessuno altrimenti. Comunque era gente di grande migrazione, una generazione fino a 800, primi nel 900, è migrata tutta negli Stati Uniti e sono tornati tutti, anche mio prozio, Amerigo. Miratori di carbone in Pennsylvania, in Missouri, molti poi dopo in Francia, in Belgio, in Svizzera, e quindi fino agli anni 50 emigravano. Adesso emigrano nelle città vicine, non c'è lavoro, e anche adesso la situazione non è molto più rosea. Allora,
Vabbè, intanto la situazione non è proprio di quelle più abituali, insomma, mi ritrovo all'improvviso, diciamo dopo accordi, ma comunque a casa di Francesco Guccini, quindi un mito della mia infanzia, ovviamente non solo della mia, e un simbolo per tanti motivi. Comincio subito malissimo, perché gli cito subito, gli vado dritto citando l'Avvelenata, lui dice, sì, tutti quanti mi citano sta Avvelenata, beh, è un classico, no, tutti, parecchi cantanti, quando gli citi il Tormentone, subito reagiscono, ma sì, ma io ho fatto altre 1000 canzoni, nel suo caso soprattutto è vero, però a me, per i motivi detti, per me l'Avvelenata aveva un senso. E poi subito il suo primo attacco a chi lo fa? Alla televisione. Io ho detto, forse, cioè, io sto qua, alla fine io sono la televisione e lo sto intervistando, quindi subito mi sentivo un po' a disagio, un po' in colpa, e andiamo avanti. Lui fa questo discorso sulla civiltà contadina e su questi nomi nuovi che stanno, diciamo, caratterizzando la cittadina, la frazione di Pavana, che esattamente come altri comuni che abbiamo conosciuto in questi posti è totalmente spopolata, in via appunto Pavana e Sambuca. La città contadina era ancora vivace, era ancora viva, questa tradizione adesso c'è ancora, ma defunzionalizzata completamente. E questo è uno dei motivi di questa nostalgia. Per un periodo i miei nonni, per esempio, avevano un mulino acqua, ha funzionato fino ai primi anni 60. Questo è Francesco Guccini, mio bisnonno, mia sua moglie Maria Fornaciari, che era sorella della nonna di Enzo Biagi, della bisnonna di Enzo Biagi. Quindi siete parenti? Lontani parenti con Enzo Biagi, sì. Questo è morto prima che nascessi, la Giuseppa, mio nonno Pietro, Amerigo. Il famoso Amerigo? Sì. Questo qua è Amerigo? Sì. Mia nonna. Amabilia. Ecco come si chiamavano una volta. Sì. Amabilia. Poi ovviamente non c'era più niente da macinare, di là dal fiume nessuno coltivava più nel grano, nell'orzo, di qua nessuno cura più le castagne, i castagneti sono abbandonati, i boschi sono in condizioni pietose, le mulattiere ovviamente sono abbandonate, nessuno cammina più, tutti hanno l'automobile, e una volta si camminava a piedi, sono c'erano delle distanze a piedi incredibili. Da qui alla Venturina, dall'altra parte del ponte, c'è un bar col jukebox. Ci andavo 5-6 volte al giorno, a piedi più di un chilometro, si giocava a carte, c'erano le ragazze. C'erano le donne. Adesso a Pavana si gioca ancora a carte, ma curiosamente... C'è più jukebox? No. Non ci stanno più le donne? No, quello non esistono più. Non esistono più. Ma giocano a carte, ma nessuno bestemmia più. Non si bestemmia più a Pavana? No. E questo non è bello? Non è bello, una cosa dal punto di vista... Cosa vuol dire questa cosa? Ma sono diventati tutti bravi ragazzi, nessuno beve più, no? Tra molti alcolisti. C'è la televisione che guida le coscienze in buona parte, ma questa gente orfana della civiltà contadina. Una volta aveva una cultura, una volta quello che era, diciamo, la classe non dominante, la classe popolare, aveva una propria cultura, o una cultura contadina, che adesso si è frantumata, e questa gente priva di cultura. Assunto la cultura della televisione, quindi di queste trasmissioni, di tutti i social, come si chiamano? Queste trasmissioni... Che parlano di social, dici? No, queste trasmissioni dove la gente urla, o queste cose che vanno sulle isole, con i più famosi... I reality, eccetera. E quindi si è frantumata questa cultura. E la gente proprio è priva di cultura. Non possiede più, come succedeva una volta, una propria cultura. O è cambiata l'egemonia culturale? Sì, ma la gente che aveva la terza elementare una volta possedeva una propria cultura. Capito. Che era la cultura parallela, la cultura contadina. Gramsci diceva appunto di parlare delle due culture, la cultura egemone, la cultura del professore, letteraria, e la cultura contadina, la cultura dei poveri, ma era una grande cultura, che adesso è sparita, non esiste più. Una volta dice questa mia zia di Carpi, quinta elementare, ha scritto un diario che è scritto in maniera correttissima, con una sintassi perfetta, quinta elementare, dico. Adesso alle medie non hanno più la sintassi. Tassi fa degli errori clamorosi. E non solo alle medie. Non solo alle medie, effettivamente. Ecco. Questo discorso sulle due culture, citazione di Gramsci, insomma, fa abbastanza, è pesante, è impegnativo, e lui si riferisce sia alla cultura del, appunto, alla cultura contadina, lui ripete spesso questa pasoliniano. Non parlare di partiti, ma parla comunque di politica, cioè c'è sempre un modo di ragionare politico. Sì, io faccio tutto un giro poi alla fine per parlare, per rendere tutto ciò estremamente attuale, perché appunto... Sono partito da lontano, appunto si parla dei secoli passati, però poi si arriva appunto all'attualità. E qua c'è l'ultimo raffronto, dice, mia zia faceva la terza elementare, io ho trovato questo diario scritto con una sintassi perfetta, dice, oggi non sanno parlare. Alle medie, quindi è un altro tipo, anche la cultura letteraria, diciamo, è cambiata in peggio. E andiamo avanti. Questo è un grande preambolo per fare un discorso sulla selezione della classe dirigente di questo paese. Se tu vuoi.
altrimenti anche no. Eppure. Questo livellamento verso il basso di cui stiamo parlando, sì, ha portato anche a un livellamento verso il basso della classe dirigente dei vari partiti, ora senza andare a dire, certo, questo o quello. Certo. Secondo te perché è avvenuto anche lì per la televisione? O... No, questo non te lo so dire. È avvenuto perché se tutti hanno accesso abbastanza facilmente ai pubblici poteri, ovviamente anche lì bisognerebbe selezionare più con attenzione. Non sono circumetto aristocratico, assolutamente, anzi, sono figlio di un'impiegata alle poste di una casalinga, ma una certa selezione ci vorrebbe, insomma, fa il medico che ha studiato da medico profondamente, fa l'avvocato che ha studiato legge profondamente, non può fare il medico uno perché tutti hanno il diritto di fare i medici. Mm. Tu sei uno di quelli quindi tendenzialmente che dice ai tempi miei era meglio. Oh, ai tempi miei, non sono mica nato nell'Ottocento. No, no, vabbè, ma lo dico io, figurati. Mi viene da dirlo a me a volte e mi dico, ammazza quanto sei vecchio che stai lì a dire che era meglio negli anni 70-80. No, era meglio, non era meglio. Era meglio perché ero più giovane, questo è un altro discorso. Vabbè, quello sì. Era meglio perché mi divertivo di più. Era meglio perché uscivo di sera, che ho avuto anche un mestiere fortunato che mi ha permesso di fare. Ma ti sei divertito? Sì, a mezzanotte e mezza dicevo, ma forse è presto per uscire di casa. Adesso vado a letto all'11. Vabbè, ma comunque era meglio tutto, un po' i riferimenti culturali, l'arte che veniva prodotta. No, era già abbastanza corrotto. Era già abbastanza corrotta la cosa. Cominciava Paolina, stiamo buona. Paolina, staccamo. Stiamo a fare un discorso importante. Chi vuol venire? Vabbè, facciamo un'intervista con Paolina, è mica un problema. Guarda. Paolina, il padrone è lui però, io non saprei... Non ti piace di gatti? No, no, massimo rispetto reciproco, però non saprei cosa fargli, capito? Non... Io sono un gattaro. Sì, sì, tranquillo. Paolina... non ho mai fatto intervista col gatto, sai? Neanche con Cuccini, devo dire, quindi. E quindi tu dici, era già corrotta, ecco che stavi dicendo? Sì, che non è che fosse molto meglio. Era meglio perché si viveva con meno. Da quel punto di vista, sì, costava molto meno la vita. Adesso, se vai a mangiare qua, che ti fanno 20 euro, e dici, ho pagato poco. Questo sono sempre 40.000 lire. Che una volta sono 40.000 lire. Ma tu ragioni ancora in lire? Eh beh, ho ragionato in lire tutta la vita. E vabbè, pure io, che c'entra, però a un certo punto uno smette. Ah, smette, ma d'altra parte bisogna pure fare questi conti qua. Ok, ok. Quando ero studente a Bologna, al sabato sera si andava a mangiare fuori con gli amici, e già avevo i primi soldi dei primi dischi. Una sera abbiamo fatto una scenata dove ci ha fatto 1.500 lire a testa. Un furto. Ma allora sì, l'affitto di Bologna pagava 25.000 lire al mese, costava molto meno la vita. Uno poteva vivere tranquillamente con uno stipendio di 150.000 lire al mese, viveva. Adesso 150.000 lire, quante usano in euro 150.000 lire? Non te lo so dire, va poco avanti. Anche la politica quindi era migliore? No, più o meno, la politica è sempre stata in questo modo quella lì. C'era più chiarezza, io ricordo nel 48, le elezioni del 48. Tu ricordi le elezioni del 48? Eh sì. C'avevi 8 anni. 8 Vabbè, anni. Pure io mi ricordo avvelenata che ce n'avevo 7, quindi, giustamente. Ah lì, o eri democristiano o eri comunista. Ecco, ma infatti, ma pure dopo, ma pure, posso dire, pure ai tempi miei. Cioè, per te ero berlusconiano, però. Io berlusconiano, io sono del 69, c'avevo già 25 anni quando è arrivato Berlusconi. Ah, io ho fatto un tempo a votare PC, Ah sì? Sì, sì. Allora, da una parte da quell'altra. Adesso non si sa da che parte è. Ci sono 6.000 parti, insomma, e quindi... Era più difficile. Più complicato. Molto più complicato. Sempre anni fa, la sinistra era migliore? La sinistra è sempre la migliore da un certo punto di vista, però... No, vabbè, volevo dire, rispetto alla sinistra di adesso. La sinistra ha o il piacere o il vizio di separarsi. Dal congresso di Livorno, fino ad arrivare oggi, sono separati 6.522 volte. E lì non c'eravamo né io né te al congresso no, di Livorno. No, al congresso di Livorno non c'eravamo, però l'abbiamo letto, l'abbiamo sentito parlare. Si separano sempre perché c'è sempre qualcuno che è più a sinistra di qualcun altro, più fighetto di qualcun altro e più serio di qualcun altro, è un casino, insomma. E a te questa cosa di volta in volta un po' ti è piaciuta o ti è sempre stata sulle scatole? No, ma sempre dato fastidio. E tu in qualche modo in questo momento ti senti rappresentato o no? È difficile essere rappresentati, segui un'idea generale e buonanotte. Rappresentato da chi? Prima hai parlato di Amerigo. Sì. Allora, prima di parlare d'Amerigo, questo è un po' un quadro, diciamo, anche sullo scenario politico, quindi
siamo finiti a parlare un po' più di politica. E la politica prima c'era più chiarezza, o eri di qua, o eri di là. La cosa bella, anche rivedendo l'intervista, è questa mia corsa ad accreditarmi come anziano. Cioè io cerco, guarda che tu c'hai un'età, ma io pure, guarda che lei che c'ho 20 anni, mi ricordo più o meno tutte. Infatti lui ti dice a Livorno non ce l'avamo. L'unica cosa, sì, quella che, di cui, che guarda, univa, Livorno, ci univa questa cosa. Lui dice, guarda, tu hai votato Berlusconi, e io adesso ripensandoci, no, cioè, era il 94, già stavo intorno ai 25 anni. E dopodiché appunto questa caratteristica della sinistra di continuare a dividersi, che Buccini non ha gradito in passato, evidentemente non gradisce neanche adesso, però comunque lamenta una difficoltà nel sentirsi rappresentato. Andiamo avanti. Io posso, sì. Che effetto ti fa tutto il dibattito che c'è in Italia sull'immigrazione, visto da Pavano, visto dalla storia che mi hai finito di raccontare poco fa? Che la gente si è dimenticata che eravamo noi i migranti una volta. Eravamo noi andare all'estero a cercare un lavoro per mangiare, eravamo noi che siamo andati in Svizzera, in Germania, in Belgio, in Francia, negli Stati Uniti, in Argentina, in Brasile, a cercare del lavoro. Sacco e Vanzetti li hanno passati con la sedia elettrica, non perché fossero veramente colpevoli, perché erano soprattutto italiani, la gente che odiava gli italiani. In Francia c'è stato il famoso massacro dell'Aigle Morte. Pensate, gli italiani rubavano il lavoro ai francesi, te pensa, nelle saline, te pensa che buon lavoro che era lavorare nelle saline, e quindi hanno ammazzato molto gli italiani, li hanno gettati nel Rodano, e i feriti li hanno messi fuori dall'ospedale di Marsiglia perché non potevano entrare perché erano sans-papiers, che è una cosa che la storia... Esattamente come adesso. La gente si è dimenticata di questo. Parlavo qualche anno fa con un pavanese, gli dicevo queste cose, dico anche tuo prozio è stato in America a cercare lavoro, dice sì. Lui era andato per lavorare, dico certo, come Al Capone era andato per lavorare, come Lucky Luciano era andato per lavorare. Ci sono sempre quelli e quegli altri. Certi telegiornali sparano subito la notizia di un extracomunitario che ha picchiato una vecchietta, l'ha derubata, pompano l'odio razziale. Ci dimenticano di noi italiani che siamo andati all'estero da sempre, insomma. Ecco, immagini tutta questa cosa che mi hai appena detto. Che effetto ti fa quando senti dire che sinistra e destra sono categorie superate? Per l'amor di Dio. Non esiste questo, è facile dirlo, come che il fascismo è una cosa del passato, adesso i fascisti non ci sono più, con questi che sfilano con il braccio teso in alto, ma stiamo scherzando. No, no, non sono categorie superate, esistono ancora ed esistono fortemente, ecco, ci sono delle connotazioni ben precise. Paolina. Bello che la pausa con Paolina è strategica, ho capito te, che quando hai deciso adesso non parlo più, ti metti con Paolina. No. Ho capito. Perché secondo te la sinistra adesso ha così tanta difficoltà a rappresentare gli ultimi, diciamo così? Ma questa è politica però, eh. Ah, questa è politica? Questa è politica però. Ma fregato. Speravo che non te ne accorgessi. Che quando uno governa deve fare delle cose che non piacciono a tutti, e quindi quando si toccano certe cose, forse anche sbagliate. Anche probabilmente sbagliate, la gente si arrabbia e dice ah, allora lì non li voto più per questo. Però non è la gente, scusate interrompo, in questo caso non è la gente, spesso si parla della famosa classe operaia, tanto per usare categorie che sembrano un po' desuete, ma non lo sono di fatto. No, non lo sono, certo. Una volta, sempre per tornare a quando era facile, no? La classe operaia votava, boom, ok? Certo. Si sa che cosa. Ah, sì, adesso anche i contadini. No? Ecco. Se noi veneti votavano Democrazia Cristiana, i contadini veneti. Perfetto, perché adesso avviene di meno, diciamo così, secondo te? Non sono un sociologo, purtroppo. Sei sociologo, sei Guccini, però, dai. Né un vate né un profeta. Sono un povero sciagurato come tanto. Vabbè, adesso non te butta giù, che questa cosa non funziona. Con me non funziona questa cosa. Tanto ci darò un'altra canzone, che sennò stiamo sempre a citare la stessa e ti incazzi. Ma i moralisti han chiuso i bar, e le morali han chiuso i vostri cuori, e spenti i vostri ardori. I moralisti han chiuso i bar. Sì. Questa pure, se può citare questa, certo. Oppure questa ti dà fastidio? No, no, si può citare. Ok. Cosa intendevi dire e quanto la senti attuale adesso? Perché adesso forse i moralisti che chiudono che cosa? I social network, che fanno no, questi no, moralisti? No, i moralisti chiusi qua, parlo del 73, quando hanno chiuso veramente i bar di notte, non si poteva più uscire. È una storia molto personale. Noi frequentavamo la sede di un coro bolognese, andavamo lì a suonare, a cantare, a bere, e uno di questi praticamente ci ha cacciato via. Quindi un riferimento personale che non c'entra niente con la società o la politica. Vabbè, però tu sai che l'artista fa l'opera e poi l'opera viaggia per conto certo, suo. Che viaggio ha fatto una frase del genere? Se vuoi una canzone mia che dica più o meno quello che penso, eccetera, è Libera Mosdomia. Ma infatti ce ne sono tante, c'è l'imbarazzo della scelta. Beh, anche Mondo Nuovo che sta sempre su Americo.
Ah, sì. Sì, ha scritto sempre te, No, quella l'ha scritto mio fratello. Vabbè, non lo sapevo, comunque a me è arrivata come Francesco Cuccini, merita il fratello. Resta il fatto che interpretano molto il 2018. Sì. Se vuoi te li leggo, però leggo i testi. Oggi su internet c'era chi citava in merito alla presentazione delle liste Cirano. bello fai quello che passa per caso. Le hai scritte tutte tu? È bello esserci fatto. Guarda, facciamola finita, venite tutti avanti noi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani a mezze case, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un atto, coraggio liberisti, portate giù le carte, tanto che la sempre chi pagherà le spese in questo benedetto assurdo per te. E cioè questo è un manifesto. Ma non è che puoi tirarti indietro. Il manifesto libero non sdomina. E vabbè, adesso non ce l'ho qua, se mi date il disco te leggo pure Libro Nos Domine. Lo posso dire io? Vai, citami Libro Nos Domine. Beh, anzitutto, la morte industriale, per mano poliziotta di Passo Generale, di Oscino Colorante, incidente stradale, dalle palle vaganti di ogni tipo ideale, Libro Nos Domine. Già, questa. Ecco qua. Qua mi ci vorrebbero gli occhiali. Da tutti gli imbecilli di ogni razza e colore, dai sacri sanfedisti e da quel loro odore, dai pazzi giacobini e dal loro bruciore. Spiego, se vuoi. Sì, scusa. Allora. Aspettate, questi sono momenti comunque che non vanno buttati via. Allora, qua c'è Guccini, c'è Francesco Guccini, in arte Francesco Guccini, e incazzato da una serie di domande così che io butto là, butto, vami, pari, no? E a un certo punto dice, aspetta che ti spiego questi versi che ho scritto, e io vado pure un po' a defetto, cioè sì vabbè dai, ok, e lui mi ferma qua. I sanfedisti sono quelli che hanno una fede religiosa, per cui non si va da nessuna parte se non si osservano quei comandamenti lì. I giacobini sono quelli che fanno una loro rivoluzione che purificherà il mondo. Sono talmente sicuri delle loro idee, per cui sono pronti ad ammazzare qualcuno. I giacobini potrebbero essere anche al giorno d'oggi quelli dell'Isis. Dell'Isis abbiamo sanfedisti anche in casa nostra. Dai poveri di spirito e dagli intolleranti, da falsi intellettuali, giornalisti, ignoranti, da eroi, navigatori, profeti, vati, santi, dai sicuri di sé, presuntuosi, arroganti, dal cinismo di molti, dalle voglie di tanti, dall'egoismo sdrucciolo che abbiamo tutti quanti. L'egoismo sdrucciolo, come ti è venuto l'egoismo sdrucciolo, questo lo sai solo tu, da utopie per lenire questa morte sicura, da crociati e crociate, da ogni sacra scrittura, da fedeli invasati di ogni tipo, in natura libera nos domine. Questo sempre per non parlare di politica. È il mio manifesto. Ma dei manifesti ne hai scritta una ogni due canzoni, diciamo. Più i colori. Perché poi stanno ogni tanto pure le canzoni d'amore. Qualcuna l'hai scritta. Guarda. Qualcuna, sì. Poi dici che non è attuale. È attuale. Quella sì. E per esempio qua, il nuovo mondo. Io non so dire chi fra noi due sarà questo uomo nuovo che avvince anche me nel mondo nuovo che noi non vedremo mai. Intanto comunque il mondo nuovo è arrivato. E un po' l'hai visto. Non lo so se è arrivato, ma in buona parte è arrivato. Mondo diverso, chiamalo come ti pare. Io sono uno degli ultimi italiani a non avere il telefonino. Infatti posso dire questa cosa, che per contattarti ti ho chiamato un fisso. Certo. E questa è stata una grande emozione, una sensazione strana. Io sono protetto dal WWF perché non ho patente e non ho il telefonino. Vai al ristorante e vedi le persone con te che tirano fuori il telefonino e cominciano a pistolarlo. E dico, ma cosa fate? Ah, dice, siamo qui, cerchiamo una cosa. Sto cercando un testo di una canzone di Cuccini. No. I social? Per l'amor di Dio, no. Però no, ci stanno dei profili ufficiali, Twitter, Instagram, uno staff che ti segue. Sono innocente, non... Tu non li segui? Assolutamente no. C'è una ragione particolare o... sono strumenti alla fine. La principale è perché non sono capace. E poi perché non mi interessa. Lavoro col computer quando scrivo, mai non scrivo più. Non scrivi con la macchina da scrivere. La macchina da scrivere. Almeno questa l'hai superata. Ed è molto più comodo. Ecco, diciamolo. Certo. Internet ovviamente è anche comodo. Ti manca un riferimento, una cosa, vai a vedere. E quindi stai a un passo dai social network e stai lì. Lo so, ma non sono capace. Mio padre è del 40, usa Twitter e Facebook senza pietà. Ah, tuo padre sei più bravo. No, ma ti dico che è la portata. Tu lo sai che ieri Mattarella ha Presidente sì. Mattarella ha ricevuto gli youtuber. È vero, non è una mia cosa. Ho visto la televisione, ma se sapessi esattamente cosa sono gli youtuber. Cosa sono gli youtuber? Come ti spiego gli youtuber? Sono stato youtuber anch'io da giovane. Allora, YouTube, sai cos'è? Sì, se si va a vedere, per esempio, cerchi una canzone da cercare su YouTube. Anche, però... O anche una trasmissione, vecchia trasmissione televisiva. Anche, o altrimenti si producono dei contenuti originari, condividendo delle storie come facevi te con le canzoni, e ci stanno questi che parlano su YouTube. Spesso poi questi vengono pagati, anche da sponsor, c'è gente che ci campa. Pensate che bravi. E Mattarella ha ricevuto gli youtuber.
Fatto bene. Fatto bene. Te ne può fregare di meno di questa cosa. Parlando di canzoni. Sì. A canzoni non si fa rivoluzione, questo l'hai detto chiaramente. Ma secondo te perché c'è stato invece chi ha preso le canzoni tue e ne ha fatto degli inni generazionali, politici? Anche qua torniamo all'opera che una volta fatta poi segue strade impreviste. Certo. Però tu un po' qualcosa prevedevi pure. Certo. Non è che uno scrive... Anzitutto io non ho mai scritto canzoni politiche. La locomotiva non è una canzone politica, una canzone... Ma mi piace l'uso che fai, scusami, tu sei un virtuoso, un artista della parola. Mi piace l'uso che fai dell'aggettivo politico. Cioè, per te una canzone come Eskimo non è una canzone politica? Lo è, perché se uno vive in mezzo alla gente, vive una vita politica in tutti i modi. Per politico intendo direttamente politico. Perché sennò ti danno del qualunquista, lì sti... Qualunquismo sdrucciolo, vorrei dire, già che ci sono. D'ora in poi metto sdrucciolo così, è un po'... È carino. La locomotiva, per esempio, parla di un'epoca, parla di un periodo, parla di gente che, quando ho scritto la canzone, mi affascinava, come mi affascina tuttora, le canzoni di Pietro Gori, questa atmosfera degli anarchici fine secolo, inizio secolo, di quell'altro ancora, che mi ha trovato legato sentimentalmente e forse, se mi permetti, un po' poeticamente. Sei tu che ti butti giù, io sono... Non mi butto giù. Un'amica mia, dotta insegnante di lettere, ha scritto una cosa curiosissima sulle tragedie di Alfieri, cosa che ognuno di noi non vede l'ora di leggere. Chi non vorrebbe avere le tragedie di Alfieri sul comodino? Ma per... che scherzi, io tutte... per dirti. Sto facendo uno studio critico letterario sulle mie canzoni. E questa cosa ti inorgoglisce? No, mi lascia perplesso. Dico, ma sei sicuro che vedete tutte quelle roba lì? Ma il bello poi è quando gli altri ti spiegano quello che hai fatto. Le canzoni vengono da certi momenti, vengono da una vita che ho vissuto in quel momento in cui scrivevo le canzoni. Quindi ci sono periodi legati anche a fasi sentimentali. Molte delle mie canzoni sono legate ai personaggi femminili, che non ci sono in apparenza, ma ci sono nella mia realtà. La canzone, che è una cosa magica, misteriosa, che vola per l'aria, come dicevi tu. Quando tu la fai, poi la metti lì e va per il mondo. Ma sapere esattamente perché nasce una canzone, quando è nata una canzone, è difficile, solo l'autore te lo può dire. E perché in tanti si sono attaccati a Guccini come riferimento? Forse per una coerenza che ho sempre avuto. Evitavo sempre le interviste, per esempio. Ma infatti adesso siamo in un'altra fase. Sì, vabbè. Ero sempre sulle mie. Non ho mai sforato. Sono sempre stato quello di Pavana, tutto sommato. Non ti sei mai candidato alle elezioni? Per l'amor di Dio. Te l'hanno chiesto? Sì. Sì, sì. Te ne sei guardato bene? Ma non è il mio mestiere. E adesso il ruolo che fu dei cantautori, c'è qualcuno che sta facendo veci oppure no, secondo te? Ma un po' finito l'epoca dei cantautori storici di una volta. Beh, quella si è finita. Adesso c'è qualche testo, ma non seguo più assolutamente, non ascolto più musica. Ma perché? Non lo so. Perché? Non lo so, perché non ho più voglia di ascoltare musica. A parte il fatto che una volta era bello uscire, cercavo il disco, magari mi interessava. Adesso i negozi di dischi non esistono più. Manca. Il piacere di comprare il disco, arrivare a casa, metterlo sul piatto. Non ho avuto né un'infanzia né un'adolescenza ricca, sono sempre stato di famiglia abbastanza povera, quindi mi sono permesso il primo giradischi, lo chiamo ancora giradischi, con le prime canzoni, l'ho preso usato da uno studente americano di Bologna. Avevo un'amica che per la cronaca potrebbe essere la ragazza di incontro. Ah, ecco, potrebbe o... la ragazza d'incontro, che con la quale non ho mai avuto rapporti di tipo sentimentale o erotico, che mi ha prestato un giradischi con grande piacere. Prendevo su i 45 giri che allora mi piacevano. La do A, la do B? Sì. Adesso mia moglie mi ha regalato un grande impianto, non ho mai adoperato. Ma perché te l'ha regalato tua moglie? Cioè una cosa per di voi oppure per i picca oppure perché? Ma assolutamente, perché non sento più la necessità. E quando andiamo in macchina, lei ogni tanto compra anche dei CD. Tu dici spegni. Dico spegni, perché mi dà fastidio. Addirittura, ma che musica sentite? Secondo me senti la musica sbagliata. Potete anche sentire musica del passato. Ma mi piace di fatto ascoltare certe cose. Quindi adesso secondo te non c'è più nessuno che fa quello che facevate voi? No, magari qualche rapper ha dei testi un pochino più interessanti, però rompono le balle un po' con dopo questo. Un po'? Sì, dopo un po'. Vabbè, c'era pure chi diceva che pure Guccini dopo un po'. Sì, l'amore è vero questo. Sì, sì, però non devi. Ma il rapper tipo te ne viene in mente qualcuno? Sai dei nomi? Dunque, uno mi chiama, se non sbaglio, è quello di Fano, come si chiama? Fabri Fibra? Fabri Fibra, sì, ma perché mia moglie è di un paese di vicino. Ah, vabbè, una cosa vostra dei campanili. Qui c'è Caparezza, se non sbaglio. Ma non li ascolto. No, di, mi piace, voglio sentire questa formazione. Ma no, se li sai un po' qualcosa avrei sentito, su. Ma qualcosa ho sentito, sì. Eh certo, adesso dici non l'ascolti. Ma vabbè, in qualche modo, per sbaglio. Tipo rapper napoletani? No, perché lì poi la lingua è troppo scura per me. Sanremo, vedi? No. Oh sì. Tu beh, secondo me dici no, ma in realtà sì. Musica classica, musica classica. Ascoltavo la musica classica. Pure quella hai smesso?
Sì, sì, ogni tanto. T'hanno da noia pure Beethoven, pure. Ah, Beethoven è grande, madonna. Ti piace Beethoven? Sì. Meno male. Cioè, Bach, Mozart. Chopin. Chopin un più. Chopin è un po' di meno, Chopin è un po'. Romantico. Uno gliene devo dire, ho detto Chopin. L'ha pensato però, una grande pausa di riflessione. Vabbè, questa è una grande. Io non la sto fermando mai perché insomma è inutile, cioè poi commentiamo, però è pure brutto interrompere. Qua si parla appunto dalla politica, siamo passati al suo lavoro, a quello che è stato il motivo della sua fama e della sua importanza, la musica. Musica che lui non ascolta più, non solo non suona più, non solo non compone più, ma non, neanche proprio l'ascolta più la musica. Poi si scopre che magari che conosce Fabri Fibra, che conosce Caparezza, che poi a Sanremo se lo vedrà, comunque di Riffa Draffa. Comunque questo è il racconto di Francesco Guccini fin qui. Paganini, mi piace Paganini. Vabbè, Paganini perché è mezzo morto. Bojack, Mahler. Bojack, sì, Bojack. Senti, alla fine della fiera, detto che secondo me tu avevi previsto tutto questo più o meno, sempre per citare i classici. Sì. Diciamo che nel 2018 toglierei buona parte del periodo ipotetico. Non ho previsto niente, non ci abbia previsto. Vabbè, avendo tu raccontato quando hai prodotto musicalmente diverse cose che sono estremamente attuali, ecco, mettiamola così. Va bene, posso questo? Sì. Posso dire questo? Sì, e se no qua non si può di niente. Ah. Tu, di tutti quegli epiteti, quegli aggettivi che nella canzone piace a me e che te sta sul cavolo a te, ti affibbiavi. Oggi te ne è rimasto addosso qualcuno, uno che alla fine ti rappresenta? Scopriremo dopo la pubblicità, tra poco con Francesco Guccini. Eccoci, siamo tornati. Siamo a casa di Francesco Guccini, in quel di Pavana Pistoiese. Stiamo parlando di Massimi Sistemi. E ho appena chiesto, recitando L'Avvelenata, ma quale di quegli aggettivi, di quelle definizioni, di quegli epiteti che tu elencavi in quella canzone, che erano un po' le definizioni che ti davano i critici, i commentatori, come se, diciamo, precedendo le dinamiche un po' dei social network di adesso, ai tempi, ti è rimasto in qualche modo addosso adesso? Guccini risponde così. Sono negro, magari mi dice adesso, non so, o fascista, no. Fascista, a volte so. Io no, di tutto e niente, stronzo, dove corre. Le vogliamo dire tutti, figurati un attimo. Poeta buffone, sì. Poeta buffone, ci anarchico, sei. Sì, fascista, no. Comunista? No, anarchico, più anarchico. Più anarchico che comunista? Sì. Però tutti dicono che tu sei comunista, alla fine. Ma non sono comunista, sono più anarchico. Poi che abbiamo? Io ricco senza soldi, no. Radicale? Mezzo, no. Afrocio? No. Non voglio saltarne neanche una, guarda. Lo sai che adesso facciamo una cosa incredibile? Io la so a memoria, ma se la canto dall'inizio. Posso soffiare il naso? Ma puoi fare quello che ti pare, ci mancherebbe. Sei a casa tua, come si dice in questi. Avvelenata. Io tutto, io niente. Beh. Vabbè, quello era un inizio, sì. Così. No? Hai preso la rincorsa qua. Io stronzo. No. Ubriacone? No, neanche. Ti piace bere però. Poeta, sì. Buffone, sì. Anarchico, sì. Sì. Fascista, no. Ricco. No. Senza soldi? No, medio. Medio, io medio. Però metricamente non c'è stato. Non c'è stato. Radicale? No. No. Io diverso? Beh, sì. E uguale però. E quindi? Tutte e due. Tutte e due. Negro? No. Ebreo? No. Comunista? No. Un pochetto ogni tanto, pochino, dai. Un pochino. A mesi alterni. Sì, ok. Frocio? No. Tu perché canti sa imbarcare? Sì. E questa è rimorchiata un sacco, qua si può dire questa cosa. Vabbè, dai, qua cioè, eri forte, dai. Falso? No. Vero? Sì, abbastanza. Genio? No. Cretino? Non neanche. Solo alle 4 del mattino? Angoscia un po' di vino, voglio di bestemmiare. Ecco. Quello è abbastanza vero delle volte. E adesso voglio di bestemmiare? Ogni tanto, dico ogni qualche tanto. Madonna, ma non sono fiero di questo. È un mese dalle elezioni, cioè voglio bestemmiare. Questa è la domanda politica. Ci sono troppe bocche che parlano e poche teste che pensano. Ecco. C'è qualche altra cosa di molto politico che vuoi dire? Una frase di quelle che vanno sui... Stop. Adesso, a gentile richiesta, la ridice. Social che dicono, ecco, Guccini ha detto che... Te l'ho detto, sono troppe bocche che parlano e poche teste che pensano. Non è mia, però. Di chi è? Vittor Hugo. Vittor Hugo, Nei Miserabili. Quindi penso a te, siamo a metà dell'Ottocento. E lui è un altro, se avesse previsto tutto questo. Da dire. Beh. Vabbè, comunque, dai.
L'importante è rimanere attuali, no? Ormai sono ritirato, scrivo gialli e cose diverse. Ma questa cosa che non scrivi più canzoni è una cosa di pigrizia, una cosa di... No. Come succede che adesso esce fuori un libro e non esce fuori una canzone? A uno che ne ha scritte svariate. Scegli che nella opinione da dire con le canzoni. Io non ho mai apprezzato certi miei colleghi che mi dicevano adesso devo stare chiuso in casa per un mese per scrivere le canzoni del prossimo album. Come fai a stare chiuso in casa per un mese e scrivere le canzoni per il prossimo album? Voglio dire, stai in casa e pensi cosa posso dire con una canzone. Per me la canzone o veniva, cioè c'era l'argomento che saltava fuori per fatti propri, avevo l'urgenza di scrivere la canzone. Questa voglia è finita, facevo fatica alla fine a scrivere canzoni. I primi dischi li facevo anche con 9, 10, 11 pezzi, alla fine 6 brani, buonanotte, insomma, perché sì, sì. Il materiale non c'era più. Pensa che adesso si fanno i singoli, sì. Se ne fa uno. Uno e si manda una fuori. Volta c'era la facciata A e la facciata B. Adesso basta la facciata A. Guarda che sarebbe molto più facile, pensaci. Ah. Facciamo un brano, no. Lo lanciamo come singolo sulle radio, poi lo facciamo girare sui social network, lo mettiamo su Spotify e è fatta. Su che cosa lo mettete? Lo vedi? Infatti lo volevo dire, su Spotify. Adesso la gente sente la musica lì, capito? Adesso se ne sente molto più di prima, pagando infinitamente di meno. Da un certo punto di vista è una grande fruizione di massa della cultura. Sì. Io sono d'accordo con te con tutto il discorso della ricerca nei negozi, il disco, eccetera, eccetera, no? E quindi quell'aspetto là lo rimpiango tanto pure io. Però è vero pure che adesso se ho una curiosità, la sento qua, se una cosa vale la pena... Ma mia moglie fa così. Ho capito, mica sbaglia, cioè, ragione. Mia moglie è più giovane di me. E tu non vuoi essere contaminato dalla gioventù più, no, più di tanto, diciamo. No, adesso non sono neanche più la chitarra, non ho più i calli, i polpastrelli. Ma la chitarra ce l'hai ancora da qualche parte? Ne ho diverse, non ho più i calli. Sì, ho capito, non hai più i calli, però diciamo questa... Mi fa male. Ma questa è la conseguenza, non è certo. La causa. No, no. Non è che non tocchi la chitarra perché non c'hai più i calli. Ma questa cosa della televisione, scusami, tu lo sai che ne facciamo un programma televisivo? Sì, lo so, lo vedo ogni tanto. Tu, cioè non è che è proprio tutto quanto da... no? Questo programma? No, adesso non volevo le lodi al programma, però dicevo, io mi sento pure parte della categoria a questo punto, mi sento un po' in colpa dopo tutto quello che hai detto. Ma no, perché il nostro programma è un bel programma, mi piace, mi diverte anche. Meno male. Vabbè. Grazie. Grazie a voi. Maestro. Maestro. Come si dice in questi casi? Compagno? No. Nobiluomo, dottor, cavaliere, Francesco Cuccini, sono più... Perfetto, va bene, da Pavana. Da Pavana, sì. Grazie mille. Senti, scusa, un'ultima cosa, ho portato sto disco. Posso fare quella cosa da piccolo fan che mi fai autografo? Passa tutti i giorni. Vabbè, io sono passato oggi, credo. Vabbè. Abbiamo anche in rappresentanza della famiglia, mamma, papà. Sì. Ok, mi firmi? Sì, fai? Certo. Vai. Anche io firmo. Diciamo a Diego. A Diego. Facciamo a Diego. Grazie, grazie mille. E questa è un'intervista, diciamo, sicuramente tra le più pesanti fatte e anche tra le più emozionanti personalmente. Impressione, Lirio? Ma è un grande, cioè troppe bocche che parlano, poche teste che pensano, quella è la risposta alla tua domanda sulla politica. Lui l'ha concretizzata. Ho allungato per una trentina di minuti il tutto, ma alla fine. Ma a volte noi facciamo inchieste che durano un mese per portare due pagine, ma alla fine porti la cosa concreta. E in quelle parole è concretizzato il suo sapere, la sua grande cultura nella politica di oggi e quella rispetto a ieri. Poche teste ma tante bocche, si parla tanto ma non si concretizza. Paolo? Un approccio diffidente, sin dall'inizio, anche nel tono, nella voce, cioè ha carburato durante l'intervista e all'inizio ho avuto l'impressione che volesse farti capire che lui è di un altro mondo, superato, fuori, e invece non solo conosce Fabri Fibra e Caparezza, ma tutto, e comprese le cose politiche di oggi, e a voglia se ne ha dette di tutti i tipi, da, diciamo, i riferimenti che secondo lui ancora ci sono stati e ci sono ancora, a tutta una serie di valutazioni, i discorsi che avete affrontato, i migranti, eccetera, eccetera. A voglia se ha idee politiche. Intervista molto politica, direi. Francesca? Sì.
Ma ha detto alcune cose che secondo me sono giustissime, viva Dio qualcuno le dice, destra e sinistra non sono la stessa cosa, non sono categorie superate. Ha detto forse di me apprezzano la coerenza, ed è vero, secondo me da uno dei tanti amanti di Guccini. Non ho mai sforato, ha detto a un certo punto, diciamo, da quel punto di vista. Questa sua coerenza, che e di questa coerenza fa parte anche la ritrosia con cui parla di certi argomenti oggi. Anche se in realtà tutto quello che racconta veramente ha una, come dire, un modo di ragionare politico. Ma ha fatto anche molta impressione quello che dicevate, che è molto vero, non esistono più adesso, senza fare i passatisti, era, si stava meglio o si stava peggio, no. Però non esiste più quella categoria di cantautori, lo si dice spesso per gli intellettuali, no? Gli intellettuali alla Pasolini, non la vediamo più nella politica di oggi, ma anche quel tipo di intellettuale cantautore, secondo me se ne sente la mancanza, onestamente. Marco, però fammi dire una cosa che pensavo, no? Cioè sulla sua inattualità, che poi era appunto quella di Pasolini. E stavo pensando a una sua canzone che non avete citato, che è La locomotiva. Lui ha detto quella non era una canzone politica. Vabbè, no, ma non volevo fare trionfi la giustizia proletaria. I concerti si alzavano migliaia di pugni chiusi quando lui faceva quel verso. Però La locomotiva rappresentava un momento, che era l'inizio del Novecento, in cui il progresso scientifico, cioè il treno, e il progresso civile politico, cioè la liberazione, anche se lì si esaltava un terrorista in fondo, un anarchico, andavano di pari passo, cioè i diritti, il suffragio universale, le pensioni, i diritti dei lavoratori andavano di pari passo con il progresso. Poi a un certo punto queste due cose si sono fermate, si sono addirittura separate, per cui adesso un uomo di sinistra come indubbiamente Guccini, come indubbiamente era Pasolini, si sono a un certo punto sentiti a disagio nel mondo nuovo in cui non si riconoscono. E questo è un punto interessante, culturale, e anche un punto politico molto importante. Bene, nel ringraziare ancora Francesco Guccini.